Una giornata storica per i colori nerazzurri, l'Atalanta premiata in regione. Ma sicuramente motivo d'orgoglio, deve essere sia motivo d'orgoglio e di soddisfazione perché credo che sia un premio, una riconoscenza dovuta soprattutto alla famiglia Percassi per quello che sta facendo per Bergamo e di fatto anche per la regione Lombardia. Quindi credo che sia importante, ne siamo orgogliosi e cercheremo di onorare questo riconoscimento. Domenica, ultimo atto di un campionato comunque già con l'obiettivo già centrato, puntate a vincere e se può dirci anche se è prevista già la premiazione nel caso in cui tutto dovesse andare bene, domenica sera a Bergamo. Allora, sicuramente puntiamo a vincere perché l'obiettivo, il secondo nostro obiettivo è quello di vincere questo campionato. Per quanto riguarda la premiazione, si sta parlando con la Lega, col presidente Abodi e il segretario, il direttore generale Bedin, per far sì che nell'eventualità fossimo noi a vincerla, la premiazione venga fatta a Bergamo. I dettagli su questo non li so di preciso perché sta organizzando tutta la Lega, quindi sicuramente questo però è il nostro obiettivo. Tutti quanti settimana prossima probabilmente saranno in ferie, tranne voi. C'è una squadra da costruire, una prossima Serie A da organizzare, il nodo è sulla bocca di tutti, è quello del mister. Può già dirci qualcosa o tutto è rimandato all'incontro che avrà il Presidente a fine settimana con Colantuoni? Io credo che l'incontro che deve fare con il Presidente sia questione di dettagli. Per me l'allenatore è Colantuono, quindi noi abbiamo avuto la fortuna di anticipare di 3 settimane questo, stiamo già lavorando, chiaramente stiamo preparando il futuro dell'Atalanta.